Presidente, siamo pronti. Bene. Adesso possiamo. Ciao Sergio. Ehi, ciao Rita, ciao. Come Beh, andiamo? Bene. un omaggio a te. Ah, boh. Mi sento Ciao. molto omaggiato e onorato. Eta. Ciao, ciao, Ciao carissimo. Rita. Ciao, 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 ciao. E dobbiamo onorare questo circolo, il suo compleanno, no? Ah sì, poverino. In fondo ne fa solo 75, abbiamo parecchi di più. Appunto. Beato, io oggi ho fatto il vaccino, il primo. Brava! Sì. E E beh, ero tra le prime. quando Come? vuole, presidente, si può iniziare. Sì. Andrea Sgarro ha risposto che si unisce a noi tra qualche minuto. Si unisce? Va bene. Beh, qua sarà un bel po'. Boh, io comincerei a dire qualcosa. Ciao Paolo. Ma prima era meglio, cos'era Cuor di Ferro? Adesso è andato via, è diventato Paolo Bazzolo. Come Eh mai? sì, mi dispiace, ho dovuto scendere a livelli più normali. Oh, dai, da che mo. Allora, amici, un cordiale saluto. E non possiamo ancora incontrarci faccia a faccia, e quindi siamo in streaming. È una modalità agile, meno diretta, forse meno gradita, però speriamo di poter tornare in tempi non biblici alle modalità normali, insomma, o magari in forme miste. È un momento speciale per il Circolo della Cultura delle Arti. Diamo il via alle celebrazioni per il 75esimo anniversario della fondazione, che è avvenuto il 17 febbraio 1946 per iniziativa di un gruppo di intellettuali triestini presieduto da Gianni Stuparic. L'evento si articola in 3 giornate, come sappiamo, tutte in modalità webinar. Oggi sentiremo i direttori delle sezioni culturali del circolo. Domani pomeriggio ci sarà la proiezione del film Un anno di scuola di Franco Giraldi. Il 17 ci sarà per offerto un concerto su musiche di Schumann dell'ottimo Quintetto Virtuoso, che si chiama così perché il suo capo si chiama Virtuoso. Ecco, dalla sua origine il circolo è sempre stato e tuttora è un interprete, direi, del massimo livello della cultura triestina e regionale. Ricorderò brevemente che l'attività, iniziata negli anni difficili del dopoguerra, si è dapprima sviluppata in difesa della cultura italiana in Trieste, centro emblematico della frontiera orientale d'Italia e allora oggetto delle mire espansionistiche della Jugoslavia di Tito. Nei decenni successivi la funzione del circolo si è evoluta in conformità alla progressiva trasformazione della società e dell'economia, curando di tenersi al passo, senza però tradire le proprie radici e dunque mantenendo l'impronta umanistica originaria anche nello scenario ipertecnologico che insomma è il mondo di oggi. Il sodalizio ha operato con continuità, direi, per la diffusione dei valori della cultura intesa nel senso più ampio, proponendo agli associati e alla comunità una ricca gamma di manifestazioni, incontri, dibattiti, sempre di alto profilo, spaziando ampiamente nei vari ambiti della conoscenza culturale e artistica. Va riconosciuto che questo è stato reso possibile per l'impegno dei consigli direttivi e soprattutto, direi, grazie all'articolazione del circolo in sezioni culturali distinte, ciascuna devoluta a una particolare disciplina. Beh, in origine erano meno, credo 8, non ne sono sicurissimo. Attualmente le sezioni sono 11, rette da direttori di elevata competenza nelle rispettive materie e auto-organizzate al loro interno. Ogni sezione dà l'apporto al programma culturale del circolo, che così è variegato ed è anche una proficua fonte di scambi con altre realtà culturali anche al di là dei confini nazionali. Va bene, ho parlato abbastanza. La parola va ai direttori presenti, che ringrazio. Ci illustreranno delle iniziative significative del passato o di prossima realizzazione nei campi di competenza. Come dicevo, seguiremo l'ordine alfabetico. Bisogna essere corti, nel senso di brevi, perché
Abbiamo poco tempo, dovendo parlare in tanti, dobbiamo cercare un po' di contenere. Quindi, se siete d'accordo, io passerei senz'altro la parola alle arti visive Sergio Paccor. Un silenzio di tomba. Chi deve parlare? Sergio Paccor, arti visive. Arti visive, prego. Dovrebbe essere lì. Si accomodi. Mi sposto questo, mi scuso. Mi sposti qua davanti. Si sente meglio. Allora, buonasera a tutti, pubblico e relatori. Il mio compito è abbastanza complesso perché una volta spiegata le novità che ho cercato di introdurre assumendo un po' di anni fa la direzione della sezione arti visive del Circo Cultura delle Arti, ho spostato l'attenzione rispetto alla dottoressa che mi ha preceduto, l'ho spostata più verso un'analisi del contemporaneo locale, più che riferirmi al nazionale, agli stili, alle novità che emergevano nel durante dell'ultimo periodo. Ecco, per dare una certa valorizzazione per quanto possibile ai pittori che emergevano a Trieste, ai tempi, cominciando nell'ultimo cinquantennio del 1900, e Trieste aveva una qualità di pittore diversa da quelli che sono succeduti. In particolare era il gruppo che faceva capo a Mascarini, e come fruitrice che aveva la promozione dell'arte era la Ansi Cominoschi, che poi ricordiamo anche per le sue notevoli opere di Vicenza. Non dipingeva lei, come si sa, ma il gruppo Mascarini, Spazzale, Edoardo De Vetta, quello aveva sia un accesso importante al mercato, non solo locale, ma si distingueva per questa affermazione che aveva ottenuto nei confronti dell'opinione pubblica e dei fruitori d'arte o dei collezionisti, eccetera. Ma man mano che il tempo è passato da quegli anni, gli anni diciamo dal 60, 70, 80, eccetera, le cose sono peggiorate. Oggi vediamo pittori che passano come meteore all'attenzione del pubblico che di solito segue i fenomeni artistici. Oggi abbiamo una presenza molto limitata. Il passaggio tra, ripeto, De Vita, Mascherini, Spazzale, eccetera, ha coinvolto Livio Rosignano, Sormani e Oreste De Coeli, i tre che più vengono richiamati alla memoria, e Brumati stesso anche, e che avevano anche loro un po' monopolizzato l'attenzione della città. Oreste De Coeli, pur essendo nato vicino a Capodistria, e poi si è spostato a Trieste per un periodo e quindi a Roma, e così Livio Rosignano e De Vette invece sono rimasti a Trieste, pur tentando qualche uscita in altre province, ma il loro background è rimasto strettamente a Trieste. È un mercato che, specialmente per Rosignano, l'ho già detto in altre occasioni,
ha provocato una formazione rilevantissima a Trieste in particolare, dove ha avuto un successo di acquisti, di consensi, eccetera, notevolissimo. Sono poche famiglie a Trieste che non hanno un quadro di Livio Rosignano. E così anche De Vita è stato molto, molto, molto diffuso come arte, e Marino Sormani anche. E man mano che il tempo è passato e che l'età ha limitato le occasioni lavorative di chi ho detto, si sono succeduti all'attenzione. Ho fatto anche dei convegni su questo tema per Paolo Marani, Paolo Cervi Kervischer e così alcuni altri, ma Cassetti purtroppo è mancato ormai 15 anni fa circa, e sì, erano chiamati il gruppo dei giovani, ma erano giovani di 60 anni. Hanno conquistato un'attenzione, ma il mercato è cominciato a calare già in quest'epoca, un 30 anni fa, e con enormi difficoltà. Devo anche ricordare Alice Psaccaropoulo, che però negli ultimi 30 anni ha fatto molto meno rispetto al grande successo che ha avuto. È sempre un nome importantissimo qui a Trieste. E così, continuando a esaminare la situazione dell'arte a Trieste, ci sono poi alcune eccezioni nella quantità enorme di pittori. Io ho avuto degli incarichi in passato a Revotella e al Comune, eccetera, per cui sono stato contattato spessissimo da pittori che avevano il loro ambito, il loro mondo, e che chiedevano di poter esporre a Revoltella, ma per persone che però non avevano, a giudizio dei direttori di allora delle Revoltella, in generale dei critici d'arte, non avevano un giudizio sufficiente per poter conquistare uno spazio pubblico in cui manifestare la loro arte. Quindi dico, c'è questo strano fenomeno a Trieste, una diffusione, addirittura avevo fatto i conti attorno ai 300-400 pittori si dichiaravano a Trieste, però il mercato più di una decina non aveva in considerazione. Quindi, parlare oggi poi, in cui la situazione, periodo in cui la situazione è crollata ulteriormente, è molto difficile. Devo ricordare per correttezza, e perché è un fenomeno che mi ha molto colpito, Delfino Purgo, un 25enne avrà oggi, che è l'unico che posso segnalare come importante giovane dell'ultima generazione. Così anche Beatrice Morel, nata a Parigi, ma spesso residente a Trieste, dove ha esposto alla Galleria Comunale con Pronto? notevole successo. Così anche, non proprio triestina, ma che ha operato anche a Trieste, la Paola Ramella e qualche altro che adesso sfugge a questo discorso, ma se sono ancora vivi, Guardi, per fortuna, Paolo Marani, che sono in Kervischer, conferenza che su abbiamo Murano, sentito ma non al ho tempo per circolo parlare, mi dispiace. in singole conferenze, e Ma quindi guardi, nei però prossimi giorni, oltre a questi è adesso non molto posso, grazie. difficile individuarne altri. La situazione quindi oggi è tragica, sia per il mercato dell'antiquariato che il contiguo mercato per i quadri e dei pittori, che riescono a sopravvivere in un momento difficilissimo. Credo che non esista a Trieste, forse Paolo Cervi, ma che non esista a Trieste una persona che si mantiene con la pittura. Siamo in un momento difficile, per cui faremo ogni sforzo come circolo per portare avanti. Però
per portare avanti un discorso di maggiore attenzione sulla pittura. Anche i critici, che una volta era una categoria molto frequentata, oggi agli là della Mariana Cervoni che commenta, segue l'arte per il piccolo, pochi altri hanno questa qualifica e tendente allo zero oggi, oltre all'architetto a Cervoni. Ancora due brevi parole su Oreste De Coeli, che sarà oggetto di un incontro il 30 marzo, curato dal Centro Cultura delle Arti. De Coeli è un triestino, come ho detto prima, nato in Istria, vicino a Capodistria, e che ha avuto un enorme successo internazionale. La sua attività prima è limitata ha fatto l'Accademia a Lubiana, però poi ha trovato non accettabili le condizioni operative che aveva nell'ex Jugoslavia, e così ha scelto di spostarsi a Trieste e da Trieste poi andare a Roma e girare il mondo, dagli Stati Uniti all'Australia, pur mantenendo sempre dei fortissimi legami con Trieste e avendo come indicazione la scultura come attività principale, anche se poi si è manifestata la sua arte in disegni colorati e in una scultura anche minimalista nel senso di dimensioni, pur avendo vinto diversi premi nazionali, uno per la RAI, ricordo, uno per il CONI. In Italia abbiamo diverse statue di Oreste De Coeli, come avremo modo di parlare in questo prossimo convegno. Ancora un'osservazione: si potrebbe fare un parallelo tra Mascherini, che più ricordava il pathos di Scopas, il greco, di Carrà, un blatto di sensibilità e più verso Prasitere, e De Coeli invece era un sensuale, una pulsazione simile a Fidia, altro grande scultore del classicismo greco. De Coeli è stato anche negli Stati Uniti, ripeto, in Australia, in Germania, aveva una casa in Francia, a Saint-Paul-de-Vence, vicino a Nizza, molto frequentato da tutto il corteo artistico attualmente in Europa, e quindi era lì un secondo centro dopo Trieste in cui era conosciuto De Coeli in particolare. Ma di questo riservo un intervento completo al giorno 30. Vi do questo appuntamento e saluto tutti e ringrazio. Sì, ok, ciao. Sentite, grazie, e pregherei i successivi relatori, mi si sente? Di contenere un po' di più, perché non c'è... Si sente o no? Sì. Ecco, di contenere un po' i tempi, perché se no non ce la facciamo, devono parlare molte persone. Comunque ringrazio molto Sergio Pacco dell'esauriente, diciamo, discorso, e prego Francesco, ce n'è tempo per la cinematografia. Sì, di parlare. Sì, buonasera. Grazie Presidente. Allora, la sezione che rappresento ha un'autonomia di programma solo da alcuni anni, visto che è nata e si è sviluppata in seno alla sezione spettacolo, che come sapete venne aggiunta nel 1947 e la sua direzione fu assegnata a Callisto Kosmic, direzione che si protrarrà sino all'anno sociale, se non sbaglio 1954-55, dopodiché l'incarico passerà a Giuseppe Antonicelli. Il merito di questo allargamento si deve soprattutto alla caparbia volontà dello scultore Mascherini, che in breve riuscì a carpire diciamo, il benestare dell'ala più tradizionalista del consiglio direttivo. Quindi si iniziò il 15 febbraio 1948 con la proiezione presso il Politeama Rossetti del film francese Il Milione di René Clair. Le proiezioni avevano luogo
tra l'altro in un primo momento presso il Portiere Morosetti, poi la programmazione si spostò al Cinema La Barda, in corso Garibaldi, oggi corso Umberto Sava. Successivamente fu la volta del Cinema Teatro Fenice e del Cinema Massimo, ma fu la sede prestigiosa del Ridotto del Verdi a dare risalto e visibilità di pubblico alle attività culturali del circolo. La sezione dello spettacolo aveva nel frattempo installato, e questo sembra giusto dirlo, presso una delle sale del teatro un moderno apparecchio, un apparecchio per proiettare di sua esclusiva proprietà. Non si può parlare della sezione spettacolo se non si riconosce nel suo ideatore Callisto Kosiulić il segno, o meglio la sua impronta, di infaticabile operatore culturale e di valente giornalista di cinema e non solo. Proprio in seno al circolo, Kosiulić si impegnò nel recupero di una ricca filmografia di classici, non distribuiti o provenienti da nazioni che stavano dall'altra parte, come si diceva allora, della cortina di ferro. In breve tempo, grazie anche alla grossa affluenza di pubblico presente alle proiezioni e la presenza di illustri ospiti della cinematografia nazionale e internazionale, la sezione si consolidò come punto di cultura cinematografica di importanza cittadina e direi anche nazionale. I film in cartellone venivano recensiti dallo stesso Kosiulić sulle pagine del quotidiano cittadino Il Giornale di Trieste, che ricordo era un periodico che era stato il piccolo fino al 1945 e che poi avrebbe ripreso nuovamente il suo nome di testata solo dopo il 1954. Quindi vennero costituite sotto gli auspici del CCA una sezione cinematografica studentesca riservata agli allievi delle scuole medie superiori e una sezione popolare per allargare l'influenza, diciamo, su quegli strati di popolazione che per numerosi motivi, quei economici o sociali, non si sarebbero iscritti al circolo. Quindi le serate e le mattinate cinematografiche del circolo riscossero, come dicevo prima, un grande successo di pubblico, che seguiva con attenzione quanto Kosiulić e compagni andavano frugando negli ambienti più disparati alla ricerca di pellicole cadute sotto le maglie della censura o abbandonate alla polvere degli archivi. Tra il pubblico non potevano ovviamente mancare Gianni Stupari, Cianita Pittoni e i giovani, allora giovani liceali, Tito Perlini, Franco Giraldi e ancora Arduino Agnelli e altri che adesso non ricordo. Questi ultimi alla fine delle proiezioni davano vita a plateali dibattiti supportati principalmente da studenti universitari e cinefili incalliti. Troviamo un'ampia documentazione nel nostro archivio su questo. Non mancarono ovviamente tra il pubblico diffidenze e incomprensioni. Come non mancarono le amicizie, oltre a Tullio Kesic, una di queste destinata a durare tutta la vita fu con Franco Giraldi, studente allora all'ultimo anno del liceo classico Petrarca di Trieste, provetto critico cinematografico. A loro si aggregarono Tom Granich, che qualche anno dopo troverà la sua strada nel mondo della pubblicità, e il più anziano e schivo del gruppo, Tino Ranieri. Il gruppo si disperderà pochi anni dopo, dapprima con la partenza verso la metà degli anni 50 con destinazione a Roma di Callisto Kosiulić, ormai divenuto critico affermato. Nella capitale troverà un appartamento da condividere con Gillo Pontecorvo. Nello stesso appartamento troverà poi posto, qualche anno dopo, anche Franco Giraldi, mentre Kesic nel 1953 si trasferirà a Milano impiegandosi in una proficua collaborazione con le testate Cinema Nuovo e Sipari. Nell'ultimo periodo triestino, in occasione della venuta a Trieste di Luigi Zampa e la sua troupe per girare nei dintorni di Opicina La Linea Bianca, che più tardi, come sappiamo, ha avuto titolo In Cuori Senza Frontiere, Kosiulić e Kesic furono coinvolti come interpreti nel film del regista romano. Il film, come sapete, trattava di un tema drammatico per le genti che abitavano il nostro confine, ovvero la definizione, seppur provvisoria, della linea di confine tra la Jugoslavia di Tito e la parte di Venezia Giulia sotto il governo militare alleato, in attesa che chiaramente il trattato di pace desse finalmente un assetto definitivo alla questione rimasta in sospeso. Ma l'idillio volgeva al termine, i due fondatori della sezione cinema avevano lasciato Trieste per Milano e Roma e si avvicinavano
seppur continuando a dirigere da lontano la sezione del circolo, a nuove esperienze in contesti completamente diversi. Kozulić presiedeva il Circolo Romano del Cinema in seno alla FICCIA, la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, e nella stessa federazione svolgeva incarichi dirigenziali. Ben presto però l'approvvigionamento dei film e vari problemi correlati all'organizzazione dei programmi cominciarono a farsi sentire e portarono nell'anno sociale 54-55, credo di non sbagliare, alla sospensione quasi del tutto dell'attività cinematografica del circolo. Ecco, negli anni successivi il quarto moschettiere, come Kesić aveva nominato Kozulić, Girardi se stesso e Tino Renieri, proverà nei limiti del possibile a risvegliare nei soci l'interesse ormai sopito da tempo. Nel gennaio del 55, in collaborazione con la sezione lettere, allora presieduta da Biagio Marin, venne organizzata presso la sede del circolo una conferenza con lo scrittore e regista Mario Soldati sui rapporti tra il cinema e la letteratura, suoi irrinunciabili amori e spesso in contrasto tra di loro. Alcuni giorni dopo fu la volta di una singolare proiezione, seguita da un dibattito pubblico della pellicola Senso di Luchino Visconti, e in quell'anno, ricordo che la pellicola in quell'anno era nell'occhio del ciclone, o meglio della censura ministeriale, perché il film, che originariamente doveva chiamarsi Custoza, venne giudicato disfattista perché metteva in scena una pagina nera della storia dell'esercito italiano, come la battaglia di Custoza. Fu sostituito il titolo e il finale cambiato anch'esso. Ancora nello stesso inverno, un giovane cinematore, Livio Manzin, presentò sempre presso il circolo un suo documentario girato con mezzi tecnici molto modesti e con un metraggio ridotto, sull'opera di Svevo, Ricordi di Italo Svevo, alla presenza, tra l'altro, del critico genovese Giulio Cesare Castello, allora principale collaboratore della rivista Cinema, che riconobbe gli sforzi del giovane per essersi allontanato, diciamo, dal solito schema del documentario e i suoi luoghi comuni. Lo stesso Ranieri, sulle pagine del Piccolo, ne apprezzò l'iniziativa. E altra cosa da segnalare sul nostro passato è la rassegna che organizzò Tino Ranieri sul documentarista e produttore tessino Gianni Alberto Vitrotti, una rassegna che faceva perno, diciamo, sul cortometraggio, tra l'altro premiato nel 1953 con il Leone d'Argento alla 14ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e anche al Festival Cinematografico di Bellino, Bora su Trieste. La pellicola era una rapida escursione fissata per la prima volta sul nastro di celluloide del suggestivo scenario della città di Trieste. A seguire, il numeroso pubblico e le autorità presente assistettero alla proiezione anche di un numero del cinegiornale settimanale Cosmos, composto esclusivamente su avvenimenti di vita triestina, che apparve sugli schermi cittadini nella allora arroventata atmosfera del periodo elettorale che precedette le elezioni amministrative del 1949 a Trieste. Quindi, con l'anno sociale 1950-55, la direzione della sezione spettacolo del CCA passerà nelle mani, come dicevo all'inizio, di Giuseppe Antonicelli, interrompendo così il proficuo percorso di divulgazione cinematografico avviato anni prima da Kozulić e compagni. In questi anni, per concludere, in questi ultimi anni, la nascente sezione cinematografia si è rodata con alcune rassegne aperte al pubblico di svariato genere cinematografico. Cito in breve Ombre su Trieste, che è stata una rassegna, la città giuliana e il suo territorio nella cinematografia del dopoguerra, che ha avuto un grosso riscontro di pubblico, seguito dalla scrittura e lo sguardo, percorsi di cinema e letteratura, dove si sono affrontate, seppur sommariamente, diciamo, i rapporti non sempre idilliaci tra l'opera letteraria e quella cinematografica. Si è proseguito sino al convegno dell'ottobre scorso con Massimo Sani, un autore di fronte alla storia, due giornate di testimonianza intorno alla figura del grande documentarista scomparso. L'incontro, tra l'altro, ha visto la presenza di diversi studiosi e il patrocinio di archivi di importanza nazionale. Si è andata avanti con collaborazioni varie, tra cui forse la più importante è stata con l'ANAC, l'Associazione Nazionale Autori Cinematografici,
con la rassegna Cinema nelle biblioteche, giunta alla sua quarta edizione, dove abbiamo contribuito al programma di sala e abbiamo inaugurato davanti a un folto numero di studenti collegati telematicamente tramite la piattaforma Anakin. Ecco, in quest'anno, 2021, pandemia permettendo, si prevedono ancora delle rassegne e collaborazioni con alcuni comuni limitrofi e l'attuazione di un secondo convegno studi dal titolo Ugo Pirro, uno scrittore al di sopra di ogni sospetto, sulla figura di uno dei più grandi sceneggiatori italiani, qual è stato Franco Pirro, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita. Oltre alle relazioni di esperti, seguirà anche la proiezione di alcuni suoi film, noti e non, ricordiamo Indagini su un cittadino di sopra di ogni sospetto, A ciascuno il suo è Il giorno della civetta, tratti due dalle opere di Sciascia, eccetera. Speriamo di farlo in presenza di pubblico, altrimenti opteremo per forza di cose per la piattaforma digitale. Ricordo ancora la recente affiliazione alla FICC, la Federazione Italiana dei Circoli Cinematografici, di cui il nostro circolo ha contribuito alla sua fondazione nel lontano 1947. Lo stesso Cosudice per alcuni anni è stato il segretario nazionale, pur mantenendo fermo il suo incarico presso la sezione spettacolo del CCA. Per concludere, ricordo l'appuntamento di domani alle ore 17 con la proiezione sulla piattaforma Anakin del film di Franco Giraldi, Un anno di scuola, girato a Trieste per la RAI nel 1977 e tratto dall'omonimo racconto lungo di Gianni Stupac. Lo stesso Giraldi, che è stato nostro socio e prezioso collaboratore, insieme a Kesic della sezione spettacolo sino al 1953, quando, come sappiamo, sarà chiamato a Roma da Sergio Leone, che gli affiderà l'aiuto alla regia della mitica trilogia del dollaro. Bene, credo di essermi dilungato più del previsto, pertanto passo la parola ai restanti colleghi. Grazie, grazie Francesco. Grazie. È stata un'illustrazione molto, molto completa, direi. Sani, è stata un'ottima iniziativa. Abbiamo visto tantissima gente, veramente molto bello. Speriamo che quello su Pirro lo sia altrettanto. Ecco, io passerei la parola a Cristina Sbalzero per Economia. Sì, grazie Presidente, ringrazio tutti. Quest'anno il circolo è arrivato a questi 75 anni di una vita attiva e fertile, che rappresentano un significativo patrimonio della città e della regione, quindi rinnovo i ringraziamenti anzitutto agli enti che sostengono l'attività del circolo, ai privati e ai soci che lo animano. Io mi occupo da poco tempo della sezione economia, dal 2019, e desidero ringraziare il dottor Sergio Bonifacio, ex direttore della Banca d'Italia di Trieste, che mi ha preceduta, per avermi consegnato il testimone della staffetta culturale. Ecco, io non mi soffermo molto sullo storico della nostra sezione, quanto piuttosto sul collegamento che c'è fra cultura ed economia, perché spesso molti mi chiedono: ma cosa ci fa la sezione economia all'interno di un circolo culturale? Sergio, però, se parli tu, mi parli sopra. Sì. Ok, ecco, vi è un collegamento sempre più indispensabile fra cultura ed economia, quindi nonostante il concetto di cultura abbia origine in un'attività produttiva, dal latino colere, che significa tra l'altro coltivare la terra, trasformare la natura, cultura e economia sono stati a lungo considerati mondi antitetici, soprattutto per alcune caratteristiche oggettivamente divaricanti. La cultura produce identità ed è manifestazione di valori collettivi, al contrario dell'economia, che segue logiche dello scambio ed è principalmente guidata dall'interesse individuale. Il valore delle attività economiche è misurabile dal sistema dei prezzi, quindi dal metro finanziario, mentre il valore culturale non può essere calcolato secondo una unità di misura comune, perché è pluridimensionale, mutevole, sostanzialmente non è esprimibile appunto in termini meramente quantitativi. Il rafforzamento delle relazioni fra economia e cultura è dovuto alla crescita del contenuto di conoscenza nella produzione. Mi riferisco allo sviluppo delle attività innovative, della ricerca, alla dominanza dei servizi e del terziario, il rilievo delle componenti immateriali del prodotto.
Mentre lo sviluppo tecnologico e la ricerca del contenimento dei costi di produzione industriale hanno accresciuto negli anni il fenomeno della delocalizzazione delle attività manifatturiere, per la cultura, come sappiamo, vale il contrario. Infatti il processo di produzione culturale, per sua intrinseca natura, è espressione di un contesto storico e di un contesto geografico specifici. Pertanto, se riusciamo a coniugare dello sforzo che facciamo con questa sezione il bene culturale con il bene di consumo, riusciamo ad accrescere il valore di quest'ultimo. Un'illustrazione semplice, paradigmatica di quanto appena affermato è il caso del grande sviluppo economico che nel tempo ha caratterizzato i settori della vinificazione e della ristorazione di qualità, proprio parlando del nostro territorio. E tale processo è dovuto a quello che i teorici dei sistemi complessi chiamano un processo autocatalitico, un graduale ma inesorabile miglioramento della qualità dell'offerta, accompagnato da una graduale ma altrettanto inesorabile crescita della qualità e competenza della domanda. Il valore aggiunto quindi è prodotto soprattutto dalla cultura, ovvero dal capitale umano del vinificatore competente ed entusiasta, che si rispecchia nel capitale umano accumulato dal consumatore esperto, che dà un valore al lavoro e alla scelta del primo. Concludendo, appare evidente la constatazione che per un'economia sempre più basata sulla conoscenza, la cultura costituisce una risorsa che contribuisce ad alimentare la creatività, a stimolare l'innovazione, a crescere la qualità del capitale umano. Di queste fondamentali esternalità beneficiano molti settori dell'economia, in particolare quelli a più elevata intensità di conoscenza, sui quali sempre di più si basa la competitività nelle economie moderne. Nell'ambito del circolo, la sezione economia si è occupata di analizzare temi attuali attraverso il contributo di esperti che hanno riguardato nel 2019, appunto da quando seguo la direzione, ne cito alcuni, i grandi eventi culturali come fattore di sviluppo dell'economia di una città. Lo scorso anno un intervento interessante sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dallo sviluppo della cultura allo sviluppo economico. E di recente si è aperto martedì scorso l'anno con un intervento sul tema dell'innovazione del sistema scolastico e delle opportunità dell'educazione digitale per la crescita dell'economia e avevamo come relatrice la dottoressa Laura Di Raimondo, che è direttore generale di Asso Telecomunicazioni Nazionale. Per quanto attiene al mondo del lavoro, se analizziamo l'emersione di nuove professioni, osserviamo come non vi sia assolutamente dicotomia tra cultura ed economia. Cito come esempio l'economia comportamentale, la materia del premio Nobel Richard Thaler nel 2017, che è una disciplina trasversale alle professionalità. Esistono realtà aziendali che già da qualche tempo hanno ricercato profili professionali specializzati in questo ramo di conoscenza, che integra la preparazione in psicologia con le competenze in sistemi economici. Grande attenzione quindi alle figure capaci di facilitare lo sviluppo trasversale di queste competenze all'interno di tutta un'organizzazione economica, ponendosi al confine fra scienza ed esperienza. Possono avere conseguenze sulle competenze e professionalità sia di creativi, ma anche di formatori, di consulenti finanziari, di programmatori. Sentiamo parlare già da tempo della figura del responsabile dell'innovazione, delle strategie comportamentali, solo per citarne una di nuove professioni. Pertanto, e qui finisco, la sezione economia si rivolge soprattutto ai giovani, offrendo loro un fertile contesto di confronto con gli adulti esperti, i nostri relatori, di approfondimento e di opportunità di sviluppo dell'istintiva caratteristica propria dei giovani di essere attori innovatori, sia negli ambienti di lavoro e sia nei contesti sociali futuri. Spero ci seguiate. Vi ringrazio e buonasera. Sergio, adesso puoi riattivare il microfono perché abbiamo bisogno di te. Sarebbe questo? Ah, sì. Dunque, ti ringrazio, è stata esauriente anche questa, abbastanza, cioè, molto rappresentativa di quelle che sono, che l'ispirazione attuale, diciamo, della sezione economia. Direi di passare immediatamente avanti all'altra Cristina Benussi.
che ci dovrebbe parlare di lettere e non so se parlerà anche dell'altra sezione che sinora ha ricoperto, cioè scienze morali, oppure se di questa parlerà con Storis. Intanto la parola a Cristina Benussi. Grazie, grazie. Allora, letteratura è una sezione, è stata una sezione fondamentale nella prospettiva della fondazione del circolo, e chi mi ha preceduto ha ormai dei nomi che sono stampati nell'Olimpo letterario nazionale e internazionale. Quali sono stati gli elementi caratterizzanti la storia di questa sezione nel circolo? Beh, qui sono arrivati gli scrittori più importanti d'Italia del momento, tra l'altro avevano dei budget molto, molto significativi, molto, erano molto interessati a venire a Trieste, anche perché venivano pagati molto bene, diversamente da adesso, ahimè. Ma soprattutto in questa prospettiva di configurare la differenza tra quella che era la scrittura, la letteratura in una città come Trieste e la letteratura che si svolgeva altrove, è nata qui, grazie a una pubblicazione, un'antologia scelta da Bruno Mahler, l'accezione della letteratura triestina, che è un'accezione con cui ancora oggi noi facciamo i conti. Bene o male, si è in qualche modo stabilita una peculiarità di questa scrittura rispetto al resto d'Italia. Poi è chiaro che si può dimostrare quello che si vuole, ma in effetti la fama di Trieste è dovuta anche a una presenza di scrittori che sono stati grandi nel tempo. La letteratura è uno strumento conoscitivo molto duttile, prende in considerazione qualunque cosa, non ha confini. Dentro la letteratura, diceva Umberto Eco, è come il porco, non butta via niente, qualunque argomento può essere in qualche modo attivato e reso partecipe a un pubblico più o meno vasto e più o meno, come dire, anche colto. Si legge, poi chi capisce, capisce. L'importante è che ci sia una comunicazione tematica importante. Quindi di letteratura e di racconto è pieno il mondo. Io posso darvi la mia esperienza in questi anni, in cui ho diretto questa sezione. Cosa ho cercato di fare rispetto al passato? Beh, rispetto al passato ho cercato di vedere e di differenziare la letteratura e la storia letteraria del presente attraverso una scansione, attraverso delle campionature in qualche modo archetipiche. Per esempio, la letteratura si occupa, come noi sappiamo, di memorie, il raccordo con il passato e la proiezione verso il futuro è quello che la caratterizza. Che sia realista, che sia surreale, non ha importanza. L'importante è che venga messo a fuoco una tematica, un problema che riguarda parecchi. La memoria riguarda tutti, tutti noi ricordiamo e tutti noi potenzialmente potremmo scrivere i nostri ricordi. Beh, cioè, gli scrittori lo sanno fare certamente meglio. Ecco quindi che avevamo invitato in una conferenza che ha avuto un grande successo Giuseppe Sgarbi, quando era ancora vivo, è venuto qui con i figli Elisabetta, Vittorio Sgarbi, con la partecipazione di Claudio Magris. È stata una bellissima festa alla sala della Camera di Commercio, e in cui si sono confrontati per l'appunto diversi modelli di memoria. Giuseppe Sgarbi ha una storia molto particolare, familiarmente molto interessante, ma la moglie era collezionista d'arte, il figlio lo conosciamo tutti, Elisabetta è una delle diciamo così editrici di maggior successo, e quindi abbiamo potuto discutere proprio di letteratura come memoria, ma anche in qualche modo come un prodotto culturale, prodotto quindi come appartenente a un ambito che non è soltanto quello, come si diceva un tempo, della poesia, ma proprio della produzione. Un altro scrittore che ci ha parlato di memoria, in questo caso ebraico, è stato Alain Elkann. Anche qui abbiamo avuto una conferenza di grande interesse.
Abbiamo fatto proprio ricordando quello che diceva Cenetiempo, questa doppia faccia del racconto sia letterario che cinematografico. Abbiamo fatto quindi un incontro su Callisto Kosovic, che è stato uno degli intellettuali di punta del circolo, del nostro circolo della cultura e delle arti, che ha in qualche modo portato a Trieste dei film, volendo proprio farlo, che erano proibiti altrove. È abbastanza interessante questa forma così, diciamo così, di resistenza a una censura che allora era abbastanza aperta. E poi la letteratura si occupa ovviamente di storia, oltre il resto, quindi abbiamo avuto Alessandra Necci, che continua nel tempo, l'abbiamo lanciata a Trieste in qualche modo, nel suo, diciamo così, racconto su Talleyrand, Fouché o la politica del tradimento. Ecco, la letteratura che si mette a raccontare e a capire il perché di alcune scelte, diciamo così, storiche. Abbiamo anticipato l'altro anno l'anno su Dante con un dibattito su Architremius di Giovanni d'Altavilla, un testo medievale, di un monaco medievale, da cui però ha attinto sia Dante sicuramente, ma soprattutto Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi lo aveva nella sua biblioteca e da lì ha preso ispirazione per uno dei suoi dialoghi più famosi, il dialogo della natura di un islandese, quindi il concetto di natura matrigna. Ovviamente si è parlato anche di cultura triestina, questo è un elemento, un tema che a Trieste viene dibattuto direi quotidianamente, cioè non c'è settimana in cui un autore triestino non venga in qualche modo analizzato, proposto, riletto e reinterpretato. Bene, io ho voluto parlare o far parlare della letteratura triestina, però in una prospettiva, diciamo così, in cui venisse messo in evidenza la caratteristica di alcuni autori triestini che sono chiaramente identificabili localmente, ma che hanno uno sguardo globale. Ecco, questo è uno degli aspetti che un non triestino, nel caso specifico Fabio Finocchio, il mio collega che adesso è diventato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, quindi ha una capacità di vedere la letteratura triestina da una prospettiva abbastanza ampia, abbastanza complessa, ci ha parlato proprio orizzonte globale, identità locale, a partire dai proto letterati che hanno fondato la letteratura in lingua italiana, Rossetti, Descandoli, per esempio, il gruppo della Favilla, Kander, Pitteri, via via, fino a 48 Gambini e oltre. E quindi direi che abbiamo avuto una prospettiva internazionale in grado di valutare la modernità o meno di una visione del mondo che poneva Trieste al centro di una rete di rapporti molto e molto più ampi, rapporti culturali, scientifici, rapporti di qualunque genere, storici. Molte volte abbiamo dovuto, con grande piacere tra l'altro, affrontare dei temi che ci venivano indicati e quindi recentemente abbiamo parlato anche di Grado. Giovanni Gregori ci ha parlato del suo libro su Grado, dai patriarchi ai dogi, al poeta Biagio Marini, ed è stata un'ottima occasione per conoscere un po' la storia di una cittadina che ebbe un passato splendido, poi un po' ridimensionato dal patriarcato di Aquileia, inglobato nella Repubblica Veneta, ma poi risorta con l'Austria come centro balneare, e soprattutto è stato interessante vedere come è mutato il suo dialetto. E naturalmente non posso tacere anche un incontro su Manlio Cecovivi, anche qui storia e memoria e molto altro, e politica si sono dati il cambio e abbiamo avuto un dialogo con Sergio Cecovini, Roberto Spazzani, Luigi Milazzi. Potrei parlare all'infinito di eventi letterari che il circolo in qualche modo ha ospitato e che io stessa poi ho seguito, ma volevo fare semplicemente un accenno al futuro. Visto che la letteratura è una disciplina che non morirà mai, ma che certamente deve fare i conti
con forme di narrazione che sono molto diverse e che i giovani soprattutto indirizzano, seguono e costruiscono in maniera molto diversa, è chiaro che per il futuro, come direttore, direttrice della sezione letteratura del Circolo della Cultura e delle Arti, punterò la mia attenzione su modelli creativi e tematiche che i giovani stessi cercheranno di indicarmi in un dialogo con le scuole. Spero che potrà essere attualizzabile un concorso per le scuole in cui i giovani potranno dire la loro, e cerchiamo allora di svecchiare o di modernizzare, o se volete di attualizzare, il senso e il modello di una scrittura che ormai si sposa con la visibilità. Insomma, non è più soltanto la scrittura stessa, ma le storie vengono illustrate, vengono sottolineate con la musica. Cioè si entra in un discorso che, bene o male, riporta la letteratura alle sue origini, quando era una scienza, un conto, che aveva bisogno non soltanto dell'occhio e della mente, ma entrava nella fisicità contemporanea, della contemporaneità. Ecco, io come sezione letteratura mi fermerei qui, perché il discorso è amplissimo. Sulle scienze morali, se volete, faccio un accenno a quanto io, e se no aspettiamo Roberto Costoris e poi mi affiancherò, perché Roberto Costoris professor Costoris, io ho avuto fino a questo momento l'incarico anche della direzione di scienze morali, era provvisorio. Finalmente Roberto Costoris ha accettato di sostituirmi, di prendere lui in mano le redini di questa sezione, quindi con molta gioia l'aspetto di sentire i suoi progetti. Forse posso accennare brevemente a quanto fatto finora? Va bene. Sì. Se non evado troppo dai limiti, ma dai limiti di tempo. Scienze morali è una sezione indefinibile, è chiaro, perché è il buon fare, è il buon essere in rapporto al passato e in previsione del futuro. Quindi durante la mia, diciamo così, reggenza ho affrontato alcuni temi dettati dalla modernità. I due referendum costituzionali sono stati oggetto di due incontri molto seguiti, organizzati dal Circolo. Dunque uno era il referendum costituzionale, dibattito sulla legge elettorale, quello recentissimo, quello invece più antico, qualche anno fa, era sull'altro referendum. In entrambi i casi c'era Sergio Bartoli che, aiutato anche da altri, ha illustrato splendidamente i temi la complessità del rapporto istituzionale che si stava in qualche modo evidenziando. Poi abbiamo avuto Roberto Scarciglia nel dialogo tra autonomia regionale e modelli federali, che era un discorso molto tecnico, ma nell'ambito appunto di queste scienze morali, oltre che l'aspetto istituzionale, abbiamo cercato di mettere in evidenza anche il tema della giustizia, no? È uno dei temi chiave della vita morale, delle scienze morali. E avevamo invitato Piero Toni, che è un giudice magistrato diventato famoso per il processo Pacciani, che ci ha parlato proprio di supplenza politica, processi mediatici e protagonismi e alcuni mali, quindi, della lenta giustizia italiana. Ferruccio De Bortoli è venuto a Trieste, anche qui in una serata molto ben riuscita alla Camera di Commercio, per parlare invece di alcuni problemi che pone la rete, la democrazia e i diritti individuali. Ha fatto una conferenza in cui ci ha messo in evidenza quelle che sono le lacune da colmare sul piano della giustizia in rapporto alle nuove forme, che non sono soltanto forme della comunicazione, ma sono evidentemente possesso di dati e con tutte le questioni che questo comporta. Poi abbiamo avuto l'avvocato Laura Luzzato, che ci ha parlato invece di un altro tema molto, molto, purtroppo
molto attuale, femminicidio, stalking e violenze tra passato e nuova legislazione. Quale integrazione per le donne di altre culture? Ecco qui Trieste, città che si dice appunto osmotica di culture, abbiamo questa prospettiva e questa proiezione nel futuro con donne che rappresentano altre culture e il tema, ahimè, del femminicidio. Poi scienze morali e storia, abbiamo illustrato, discusso sulla teoria di Fukuyama, la fine della storia, insieme all'Accademia Europeistica di Gorizia, e abbiamo analizzato un po' i rapporti tra la globalizzazione e invece la tendenza all'identitarismo, che sono due momenti che sembrano antitetici, ma che invece possono tranquillamente convivere. Poi, sempre per la parte diciamo storica, abbiamo avuto Lorenzo Cremonesi, che è inviato del Corriere della Sera, che ci ha parlato delle guerre contemporanee, soprattutto del bacino mediterraneo e medio orientali, e infine una presenza abbastanza costante nella scena, nella sezione in scienze morali, è stata quella di Geraldo Rovatti, il filosofo collega di Trieste, che è intervenuto varie volte, l'ultima volta sul tema le nostre oscillazioni contro il pensiero unico. È stato molto bello sentirlo e direi che le scienze morali con la filosofia ci azzeccano più o meno. Grazie Cristina, con la solita puntualità ha illustrato molto bene, secondo me benissimo, lo spirito di quella che è la sezione, ma come devo dire, più classica, in qualche modo, almeno a mio modo di vedere, quella appunto della sezione letteratura. È rappresentativa sostanzialmente dello spirito del circolo nel suo complesso, anche se poi naturalmente il circolo si è largamente diffuso in tutt'altre, diciamo, ambiti. Per le scienze morali io spero che sentiremo ancora qualcosa, difficilissimo campo, molto così diffusissimo, non molto chiaramente individuabile. Comunque è stato chiaro, delle cose sono state fatte e sentiremo, credo, dopo con Storis, anche un po', perlomeno per come la vuole mettere nel futuro, visto che lui è subentrato, sta subentrando, questo non è ancora del tutto chiaro, ma per me è subentrato. Ti ringrazio e passo la parola a Maurizio De Vanna. Parlo subito io, così mi riaggancio a questo tema. Sì, Roberto, sì. Va bene. Prego, Roberto. Allora, io non pensavo di dover oggi effettivamente intervenire, pensavo appunto che si parlava del passato e non del futuro. Cosa posso dire? Intanto un'ulteriore messa a punto sul significato di questa sezione. Il termine scienze morali viene dalle accademie scientifiche, che si dividono in scienze morali e scienze fisiche, matematiche, eccetera, eccetera. Che cosa può contenere, oltre a quello che ha già detto Cristina Benucci? Beh, filosofia, sociologia, etica, diritto, antropologia, costume, psicologia, nei limiti in cui non lambisce medicina, naturalmente. È chiaro che è una sezione che va a lambire anche territori limitrofi e io credo che una delle cose importanti e preziose potrà essere proprio di fare delle manifestazioni insieme ad altre sezioni lambite da questa sezione, in modo da avere più voci contemporaneamente sugli stessi temi. Su cosa vorrei incentrare? Io credo che una cosa molto importante sia il recupero di una dimensione etica. Questo a livello sociale lo vediamo tutti i giorni, a livello politico. Quindi insistere su questo aspetto, sull'aspetto del pubblico, del privato, dei diritti, dei doveri, mi pare fondamentale. Quindi un'importante funzione educativa, anche in un mondo che diventa sempre più multietnico e quindi con culture diverse, gente che proviene da contesti completamente diversi che quindi vanno omogeneizzati. Giustizia, ovviamente, capitolo apertissimo, scottantissimo, che non potrà non essere affrontato,
e direi anche l'ingresso della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale, non solo nella vita quotidiana, ma anche proprio nei settori strumentali, come la giustizia. Avremo un giudice robot, per esempio. Ecco, questo è un altro. Credo che altro non sia il caso che dica, se non che inizieremo molto, molto bene, direi, questa attività di questa mia conduzione con una conferenza molto interessante di Sergio Bonifacio, che aveva prima la sezione, come si è ricordato, aveva la sezione economia, e parlerà della Cina. Della Cina non solo sotto il profilo dell'economia cinese, che già quello sarebbe un discorso estremamente complesso, ma in generale come stato emergente con tutte le sue contraddizioni, con la sua storia. Quindi una cosa a tutto tondo e sarà a marzo, adesso non ricordo più esattamente la data, ma insomma poi vi verrà data la comunicazione e questo sarà il battesimo d'inizio. Ecco, io non ho altro da aggiungere, grazie. Il 16 marzo. 16 marzo, perfetto. Grazie Roberto, sei stato chiarissimo, sintetico ma chiarissimo. Sì, 16 marzo, lo sentiremo volentieri, sarà molto interessante questo sulla Cina, su cui Bonifacio ha un'esperienza, come mi diceva, piuttosto completa, personale e anche di studio, diciamo. Vabbè, direi di andare avanti. Maurizio. Non lo sento. Maurizio? Ah, perché mi avevano chiuso. Dicevo, grazie. Dirigo la sezione di medicina da quasi 10 anni, ho raccolto il testimone da Gianfranco Guarnieri quando quella volta divenne presidente del circolo. Il principio ispiratore nel scegliere i temi delle relazioni e i redattori è stato quello di non limitarmi alla divulgazione scientifica, ma ho cercato di invitare i colleghi a sforzarsi di coniugare quelle che secondo me sono le due anime inscindibili della medicina, e cioè l'arte e la scienza. E Ippocrate nel suo giuramento dice: con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Quindi lui la chiama arte. Ma che arte è quella medica, mi sono chiesto? Beh, innanzitutto circa la cultura delle arti, la cultura di per sé è salute, si identifica con la salute. Ma quale arte è quella medica? Secondo Ippocrate è l'arte di ristabilire l'equilibrio, l'armonia, la salute fra le varie parti. E questo è modernissimo rispetto a quella che è la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su cos'è la salute. La salute come pieno benessere fisico, mentale e sociale. Quindi, che cos'è oggi la medicina? La medicina sicuramente è una parte dello scibile umano fondata su basi scientifiche, però è anche molto tecnologiche, oggi come oggi, a rischio di togliere un po' di umanizzazione per quanto riguarda la medicina. Ora, la medicina è espressione di un'arte in quanto è creazione di una relazione. Il rapporto medico-paziente è fondamentale perché da un lato si instaura la fiducia e la speranza, dall'altra l'empatia e l'atteggiamento compassionevole. Quindi la medicina è, secondo me, arte e scienze. Ho invitato a parlare circa in questi anni una trentina di colleghi, e è inutile che sto adesso a fare tutto l'elenco, fatto sta che sicuramente sono occupato tutto quello che sono gli organi, apparati, però cercando di interpretare la medicina non come singole parti messe assieme, ma il tutt'uno secondo un concetto olistico che globale. Sicuramente le singole parti del corpo umano sono unite una all'altra e fanno sicuramente l'importanza della globalità della persona. D'altro canto, il termine greco tecne
e l'equivalente latino ars, entrambi significavano tecnica ma anche arte. Secondo Aristotele, l'arte e la scienza sono entrambe figlie di un'unica madre, l'esperienza, che però da sola non basta. Occorre coniugare insieme cultura, tecnica e capacità relazionale. Fra i vari relatori, appunto non sto qui a descriverli tutti, però mi piace ricordare il professor Fabrizio Benedetti, Università di Torino, il quale non solo ha parlato a noi dell'effetto placebo e nocebo e soprattutto di quelli che sono i riflessi neuroscientifici sul cervello dei nostri interventi terapeutici, ma perché poi è andato il giorno dopo a parlare agli studenti universitari secondo quello che è il principio di questa convenzione che esiste tra il nostro circolo e l'università. Quindi è la relazione con il paziente, quello da cui dipende la prognosi e quindi l'esito del nostro intervento. E in questo modo si riesce a capire anche il motivo per cui i medici che fino a un secolo fa non avevano a disposizione quelli che sono i presidi moderni, riuscivano comunque ad avere dei risultati terapeutici anche brillanti. Quindi comprendere, ascoltare e capire sono azioni importanti, espressioni quindi di arte, come è stato descritto anche dal collega Pier Giorgio Rocco di Udine, il quale ci ha parlato della medicina narrativa, che attualmente è molto in voga in tutto il mondo perché migliora la comunicazione fra medico e paziente e favorisce la partecipazione attiva dei malati. Quindi io stesso avevo parlato della melancolia nell'arte e mi propongo nel prossimo futuro di parlare della riumanizzazione della medicina, che è un processo che è molto diffuso in tutto il mondo. Tra una settimana parlerà lo storico della medicina di Padova, il professor Maurizio Rippa Bonatti, sulla medicina nel Rinascimento e a proposito dei 700 anni dalla nascita di Dante Alighieri, ci sarà un collega, il dottor Franco Garonna, che ci parlerà della accidia in senso antico e in senso moderno. Quindi in futuro chi ci vorrà seguire non potrà rimanere sorpreso se vedrà trattare gli aspetti della medicina sotto un profilo diverso di quello di un banale algoritmo decisionale di cui sentiamo tanto parlare in questa epoca pandemica. La medicina basata sulle evidenze, che certamente è il nostro principio fondante, non può però prescindere da quelli che sono gli aspetti costitutivi dell'uomo nella sua individualità e essendo immerso nel suo ambiente culturale e storico. E vi ringrazio per l'attenzione. Ti ringrazio molto Maurizio, hai chiarito secondo me in modo perfetto quella che è l'ispirazione della tua sezione, che tu hai impresso la sezione, e devo confermare, siccome ho assistito praticamente a tutte le conferenze, che c'è sempre dentro quello che a me piace moltissimo personalmente, è il fatto che sono, indipendentemente da quello che è stato il relatore, sono sempre tenute su un piano che è serio, però al tempo stesso è accattivante, è una ottima comunicazione nei confronti di un pubblico anche profano. Di questo devo dare personale testimonianza, quindi ti ringrazio molto. Saranno sempre belle quelle che farei. Beh, se va bene, io passerei a Romolo Gessi. Carissimi, eccomi qua. Allora, la sezione musica ha avuto direttori importanti prima di me. Cito Vito Levi, che fu il primo direttore per 3 anni, dal 46 al 49. Poi gli si affiancò Giorgio Vidusso per 1 anno. Poi ci fu Giorgio Negri per altri 8 anni. E subentrò quindi Giulio Viozzi, compositore triestino, che in ben 24 anni di direzione della sezione musica fece proprio una fucina del CCA, una fucina di talenti, una fucina musicale. Ci fu poi un intervallo con Fabio Vidali per 5 anni
E arriviamo a Renato Zanettovic, mio predecessore, che rimase in cattedra per ben 32 anni, dal 88 al 2020. Allora, ho scorso un attimo i nomi che si sono alternati fra i musicisti invitati e abbiamo avuto al nostro circolo delle presenze estremamente illustri. Già dall'inizio con la pianista Enrica Cavallo, e poi con rassegne di compositori triestini, Mario Bugamelli, Giulio Viozzi, Raffaello De Banfield, che è stata sempre una particolarità del circolo, quella di valorizzare degli artisti anche locali, oltre a quelli internazionali. Naturalmente i grandi nomi dello spettacolo, come Franco Gulli, grande violinista triestino, ma anche dei compositori viventi, come Luigi Dalla Piccola, Marcello Abbado come pianista, il trio di Trieste per la prima volta nel 1948, quindi ben 73 anni fa. Zanettovic già 73 anni fa aveva a che fare con il circolo come artista. Allora, tra questi ho trovato anche alcuni che sono stati miei maestri. Io ricordo le lezioni di musica da camera con il trio di Trieste, erano qualcosa di mitico, alle quali anch'io naturalmente sono andato e ho fruito di questi insegnamenti. Poi il circolo si è sempre alternato anche nella sezione musica fra conferenze, cito Massimo Mila, Hermann Scherchen e tanti altri, ed esecuzioni vere e proprie dal punto di vista musicale. Con anche qui scorro, siamo adesso a metà degli anni 50, vedo l'orchestra da camera dei Wiener Symphoniker, la pianista Giuliana Gulli, poi conferenze di Bruno Bidussi, Gillo Dorfles, Adriano Lualdi, e dalla reggenza di Giulio Viozzi cominciano veramente dei nomi di grandissimo respiro. Abbiamo Narciso Yepes, che è stato il re della chitarra a livello internazionale, poi la violinista Margit Spirk, Riccardo Brengola, premio Ginevra per il violino, e così tanti altri. Abbiamo anche una presenza abbastanza frequente di alcune orchestre legate alla nostra città, come l'Orchestra Busoni, diretta da Aldo Belli, che viene più volte, compare più volte nel cartellone della nostra sezione musica, ma anche orchestre di prestigio internazionale, come i solisti aquilani e tante altre. Abbiamo Salvatore Accardo nel 71, vincitore del premio Paganini, Rudolf Buchbinder, il massimo pianista tedesco del momento, e così via, con il trio d'archi di Berlino, conferenze di Arruga, il trio Lorenz, Katia Ricciarelli, Edward Melkus. Edward Melkus è stato uno dei precursori della filologia violinistica. E poi il trio di Varsavia, Paolo Isotta, grande critico musicale del Corriere della Sera. Fedra Florit, attuale presidente della Chamber Music, più volte si esibisce come pianista, ma come pianista si esibisce anche Massimo Parovel, che diventerà poi direttore dei Conservatori di Trieste, l'arpista Patrizia Tassini e Federico Agostini, nipote di Franco Gulli e figlio di Giuliana, che diventerà poi primo violino dell'Orchestra dei Musici, allora la migliore orchestra da camera italiana, una delle migliori. Abbiamo grossi nomi della critica musicale, come Michelangelo Zurletti, Roman Vlad, critico e compositore, che Bruno Giuranna, il famoso violista, e poi nomi del canto, come Daniela Mazzucato, Max René Cosotti, Cesare Balison, che alla fine della sua carriera violinistica e di sovrintendente del Teatro Verdi tiene una conferenza anche al nostro circolo della cultura. Cominciano intorno agli anni Ottanta anche le collaborazioni con le stagioni della provincia di Trieste e abbiamo anche qui un succedersi tra interpreti a livello internazionale come la Budapest Chamber Orchestra e altri come il Continuum Musicale, che fanno delle stagioni molto innovative. Ricordo una in particolare sull'avanguardia del Novecento, con tutte musiche abbastanza complesse che richiamarono un sacco di pubblico al nostro circolo. Fu un'operazione culturale di altissimo rilievo.
e poi Piero Farulli, il violista del quartetto italiano, Alfonso Mosesti, che è stato il primo violino della RAI di Torino, e tanti altri. Con la direzione del maestro Zanettowicz cominciano anche i cicli. Allora abbiamo tutto un ciclo dedicato al trio, con ospiti il trio Matisse, trio di Parma, trio Debussy, uno al duo pianistico con il duo Frosini Baggio e tante altre così compagini di grande rilievo, un altro alle sonate di Beethoven per violino e pianoforte, ai quartetti di Mozart dedicati a Haydn, ai tri di Beethoven, alla musica da camera di Brahms e più recente i quartetti di Beethoven che concluderemo a breve. Ma non mancano anche gli omaggi a compositori locali come Wisnowitz, la riscoperta della musica da camera di Wisnowitz e l'omaggio a Vito Levi e tanti altri. Allora, che cosa ho fatto io recentemente? La mia nomina è molto fresca e quello che ho organizzato è stato un webinar con Jadranka Jovanovic, grandissima interprete di canto, nonché membro del Parlamento serbo, che si collegherà con noi, fra l'altro, dopodomani per festeggiare insieme a noi nel concerto del quintetto virtuoso. E che cosa abbiamo in programma adesso? Beh, per l'anno prossimo si prevede un grande appuntamento a Pirano, sede del Festival Tartiniano, con un concerto orchestrale dedicato alla musica di Tartini, ma anche un collegamento a Dante con Diaboliche suggestioni. Ricordiamo, Tartini è autore del Trillo del Diavolo, fra le altre composizioni. Poi sicuramente un rapporto privilegiato con il Conservatorio Tartini, che non è mai mancato in questi anni, ma che cercherò di rinforzare anche in futuro, con una conferenza sull'innovativo sistema LOLA, che è una specie di Skype, ma un sistema che ha una latenza molto bassa, per cui consente di suonare contemporaneamente attraverso lo schermo a musicisti siti a grandissima distanza. Io ho avuto l'occasione di dirigere un concerto dove i solisti erano a Lubiana e l'orchestra era a Trieste, e quindi al Teatro di Lubiana si sentivano i solisti sul palco con l'orchestra sullo schermo e da noi l'orchestra dal vivo con i solisti sullo schermo. Ma questo potrà sembrare abbastanza semplice. Quello che mi ha sorpreso è stato fare la stessa cosa con Cleveland, dove ho diretto da Trieste l'orchestra di Cleveland. Allora lì le distanze cominciano a essere abbastanza interessanti ed è una tecnologia che brevettata dal Conservatorio di Trieste è stata acquistata da tutti i più grandi teatri e da tutte le più grandi università musicali del mondo. Poi avremo un incontro con Dante e la musica in cui si esamineranno alcuni brani che hanno qualcosa a che fare con il sommo poeta, come ad esempio il Gianni Schicchi di Puccini, ma anche di Helmes Berger la Danse Diabolique, e sarà eseguita di Liszt la sonata Dante, che è una delle dei momenti più alti del virtuosismo musicale pianistico, da parte della pianista Teodora Kapinkowska. Arriviamo all'incontro di dopodomani. Mercoledì ci sarà questo concerto del quintetto virtuoso. È un concerto molto simbolico perché il quintetto virtuoso, come ha giustamente ricordato Sergio, trova in Andrea Virtuoso, il pianista, il suo fondatore. Ed è un pianista particolare, molto adatto direi a celebrare questa ricorrenza, perché a mio avviso è un uomo di grande cultura. Oltre a essere un pianista eccellente, e adesso frequenta l'ultimo anno di laurea specialistica di fisica nucleare, allora non è facile mettere insieme queste due discipline. E gli altri componenti del gruppo sono quattro giovani musiciste provenienti da quattro paesi diversi, allora dalla Repubblica Serbia di Bosnia, dal Montenegro, dalla Turchia e dall'Ungheria. Quindi un segno anche di internazionalità. Ma proprio per l'importanza di questo concerto celebrativo dei nostri 75 anni, ho così pensato di farlo precedere da un breve incontro
nel quale ho invitato alcuni dei protagonisti che ho citato prima, non tutti chiaramente, ma alcuni fra loro che porteranno la loro testimonianza con un breve aneddoto o con un saluto al circolo per augurare a noi un buon proseguimento, il tutto anticipato da un saluto del direttore del conservatorio, del suo presidente e del primo cittadino, dal sindaco della città di Trieste. Ecco, io ho finito. Grazie Romolo, benissimo come sempre. Noi ti siamo molto grati per aver accettato di condurre la sezione musica. Zanetovic credo che ormai sia centenario, quantomeno, circa. Ma benissimo, tu sei pieno di energia, hai espresso subito una grande capacità di produrre, diciamo, delle manifestazioni che non è da tutti, secondo me, ecco, così. Va molto bene per me il rafforzamento in collaborazione con Tartini, che è sempre stata una realtà a cui siamo legati. E quindi il buon vecchio circolo è in ottime mani, direi, con te. Vabbè, passerei, siccome il tempo più o meno stringe, passerei a chi? Musicologia c'è? Stefano Bianchi o no? No, direi di no, prima non c'era. E allora pregherei Stefano Amadeo, delle relazioni internazionali. Grazie mille, Presidente. Mi sente? Mi sentite? Allora, ringrazio tutti quanti gli eminenti esponenti della cultura triestina qua presenti. Io devo dire, come diceva la collega Cristina Sbaizzero, sono recente portatore, diciamo, della direzione di questa sezione, che è stata fondata, come si sa, dalla lungimiranza del compianto Tito Favaretto e poi da Thomas Janssen, che l'ha seguito nelle funzioni e che ha ceduto per motivi di salute in questi ultimi due anni la direzione a me. Devo dire che avevo collaborato con Thomas Janssen, mi sono sorpreso stamane guardando un po', scartabellando le mie carte, già nel 2014 con un incontro con il professor Maiocchi di Torino e io stesso sull'euro. Lungimiranza per la fondazione di una sezione che è un po' spuria rispetto a una, diciamo, un'iniziativa culturale, artistica e promozionale della cultura e dell'arte come il circolo. Però quanto mai lungimirante, dicevo, perché l'Unione Europea, come sapete, dal 2009 ha sostanzialmente visto l'economia, che era il suo cuore propulsore, indebolirsi in qualche modo a favore di altri settori molto importanti come la governance economica e finanziaria, l'euro dal 2000, ma poi anche la migrazione, no? Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo e poi ancora la cooperazione penale, giudiziaria penale. Quindi una serie di temi, e non sono gli unici naturalmente, che coinvolgono la cittadinanza, anche la cittadinanza puramente nazionale. E devo dire che le iniziative della sezione del circolo in questo ambito sono state, diciamo, non soltanto di livello nazionale o addirittura internazionale. Vi citerò poi brevemente le aree in cui siamo intervenuti, in cui soprattutto è intervenuto Tito Favaretto e Thomas Janssen, devo dire. Io mi sono poi attaccato negli ultimi tempi. Però hanno avuto soprattutto un'attenzione per la dimensione cittadina, i suoi rapporti d'oltre frontiera e quindi in particolar modo con il settore economico dei Balcani, ma non solo, anche iniziative congiunte con esponenti, diciamo, della politica italiana, per esempio l'ambasciatore, il console Palminteri a Fiume due anni fa, e il tutto, devo dire, diciamo, reso possibile grazie ai collaboratori della sezione, che sono gli amici Giulio Ercolessi, Riccardo Marussi, Gilda Manganaro e poi recentemente Fabio Spitaleri, a vario titolo, provenendo, diciamo, dall'economia e dall'industria, provenendo dall'accademia o da altri ambiti, hanno sempre portato, diciamo, un arricchimento notevolissimo di idee, di stimoli e anche di prospettive future.
Mi piacerebbe ricordare un po' che la sezione nel suo piccolo, e nonostante diciamo i mezzi ridotti, come diceva la professoressa Benussi, si è data abbastanza da fare in questi anni. E, diciamo, citarvi le iniziative sarebbe lungo e prolisso e ho ancora due minuti. Ma vi voglio citare almeno gli ambiti in cui si è mossa tutte le grandi problematiche dell'Europa con riferimento anche alla situazione ovviamente nazionale ma anche locale. Per esempio, la crisi istituzionale dello Stato di diritto in alcuni paesi europei non lontani da noi, e fra questi in particolar modo l'Ungheria e la Polonia, no? Il caso delle cosiddette democrazie illiberali, quindi il caso polacco e ungherese, poi è arrivato a conoscenza anche della Corte di Giustizia, che se ne è occupata lungamente in questi ultimi anni. E lì ci sono stati due tre incontri, fra cui con il professor Bartole, emerito della Facoltà di Giurisprudenza a Triestina. Il problema migratorio a partire dal 2015 si è materializzato potentemente, prima nel sud Europa e più recentemente con la nota rotta balcanica. Anche qui vi sono state diverse iniziative, alcune semplicemente illustrative, altre anche più approfondite, che sono andate a toccare i gangli problematici di questi flussi migratori, della loro distribuzione, della solidarietà che deve accompagnarsi a una loro governance e questioni analoghe. Per esempio con Gianfranco Schiavone e Chiara Favilli, abbastanza recentemente. Poi il problema delle elezioni al Parlamento europeo, soprattutto in epoca di rinascenti nazionalismi e sovranismi, a rottura della multipolarità del mondo, del multilateralismo, come l'abbiamo conosciuto, come l'hanno conosciuto e l'abbiamo conosciuto a partire dal 1945 in sostanza. E poi la politica estera dell'Unione Europea. Ma anche temi sembrano geograficamente localizzati, ma ci coinvolgono tutti, ci coinvolgono in termini, diciamo, di commercio, di sviluppo. Per esempio, il caso delle sanzioni internazionali contro la Russia, contro l'Iran, il caso della politica estera dell'Unione, il conflitto del Kosovo, le sue ripercussioni più recenti, e anche temi di dimensione sociale, come per esempio il problema, diciamo, dell'Unione Europea e la tutela del lavoro. Ci sono state delle conferenze, delle iniziative in tal senso, e poi in modo più eterogeneo, sotto profilo giuridico-politico, con maggiore accentuazione del politico, il problema dei nazionalismi o dei populismi, che quindi balenano nella politica attuale e verso i quali l'Unione Europea ha agito non in modo politico, però in modo economico, sfruttando quella leva che a volte riesce a convincere anche i più renitenti a modificare le loro impostazioni critiche iniziali, devo dire anche alquanto strumentali. Io direi la sostanza, diciamo, dell'attività è stata così accennata, sebbene per punti. Vi sono delle prospettive di sviluppo, naturalmente, della sezione. Le relazioni euroatlantiche, una di queste, per l'anno in corso. Un altro tema molto importante, di nuovo, il futuro dei Balcani e l'Europa. E poi ancora la Banca Centrale Europea, la difesa dell'euro e il problema della pandemia. Quindi varie dimensioni che tutte convergono nell'area di interesse. Un auspicio, la trasmissione, diciamo, del sapere è molto importante, perché il circolo fa attività di alta divulgazione, forse di divulgazione scientifica in alcuni casi, o forse addirittura attività scientifica per quanto riguarda alcuni profili della politologia o del diritto. E sarebbe bene riuscire a coniugare la nostra azione anche con l'università, è stato fatto abbondantemente, ma anche con le scuole o con enti pubblici presenti sul territorio, che possano dare un po' di vigore al pubblico che ci accompagna nelle nostre iniziative. E a questo proposito, e concludo, mi piace un'iniziativa che è stata fatta, non compare in realtà nell'archivio del circolo, ma è stata fatta con il patrocinio del circolo e anche col finanziamento del circolo. È un'iniziativa del 2017,
un tema che all'epoca era quasi oscuro e che poi è diventato molto importante negli ultimi anni. Il tema era i valori e i principi fondamentali dell'Unione Europea, quindi il problema dell'identità europea e come si coniuga con le identità nazionali. È la stessa cosa? Sono cose diverse? I valori di cui l'Unione Europea è portatrice sono i valori coniugati o trasmessi dalle singole costituzioni nazionali? Sembra essere una cosa diversa oggi, ma per questo, diciamo, ci risentiremo nelle prossime conferenze. Io vi ringrazio e lascio la parola al Presidente. Grazie Stefano, come sempre chiarissimo. Io vorrei ricordare che la tua sezione si è auto-organizzata anche comprendendo una serie di collaboratori di alto livello, prima citavi Ercolesi, alcuni altri, Spitaleri, eccetera, ma niente da dire. E certamente, diciamo che io ritengo che questa sia una delle ragioni per cui è prolifica, estremamente prolifica la sezione. Abbiamo sentito parlare di dopo Thomas Janssen. Sinceramente non so quanti si aspettassero che potesse essere mantenuto e addirittura incrementato il ritmo che aveva impresso Janssen, ma lo è, e questo è grazie a te sostanzialmente. Vabbè, tematiche europee le abbiamo sentite tutte magnificamente sviluppate, con direi ottimi dibattiti poi con il pubblico, non dico un dibattito torrenziale, però insomma dibattiti di una certa sostanza. Ecco, quello della collaborazione fra sezioni, che indubbiamente fra noi è certamente una cosa favorita, so che non avviene molto di frequente e probabilmente dipenderà anche da noi stessi, cioè da come siamo organizzati, dal fatto che non se ne parla spesso, però è una cosa da perseguire perché può essere molto utile. Ti ringrazio e passo rapido come una saetta, ma a Andrea Sgarro, credo. Non lo so, passo Andrea Sgarro o non passo Andrea Sgarro? Io sarei felice se passi ad Andrea Sgarro. Allora ti passo. Oh, grazie. Allora, non vi parlerò dello storico della mia sezione, che è quella di scienze, e ovviamente poi anche di tecnologie. Non ve ne parlerò anche perché, pensando ai miei predecessori, che mi hanno preceduto molti anni fa, non so, penso Giuseppe Longo, Margherita Hack, magari io non ci farei una grandissima figura, e quindi taccio dei miei illustri predecessori. Devo dire che per dare un po' di dinamismo alle sezioni mi sono spesso occupato del problema di trovare qualcuno che mi sostituisse. Non è così facile perché i miei colleghi scienziati spesso vivono un po' nel mondo delle due culture, quello di Snow. Tra l'altro ho scoperto che uno dei corni del dilemma potrebbe chiamarsi scienze morali. Questo è un termine che Snow non aveva usato. Comunque, vivono un po' nel mondo delle due culture e sentono il circolo della cultura e delle arti legato in maniera un po' troppo stretta all'altro corno della dicotomia. Devo dire che questo è un bel problema. È un bel problema perché ovviamente la scienza è cultura. E lo stiamo sperimentando sulla nostra pelle in maniera assolutamente drammatica, perché di scienza stiamo parlando moltissimo. Tra l'altro ho due schermi davanti a me perché io sono molto mediocre nel multitasking. Avevo una riunione subito prima, per cui vedo comparire sull'altro schermo, ne ho solo due, alcuni miei colleghi ne hanno quattro sulla scrivania, io ne ho solo due. Vedo comparire una notizia della BBC che mi sembra veramente meravigliosa. Dice che Pfizer, il vaccino Pfizer, si sta rivelando veramente ottimo, non solo in laboratorio, ma ormai possiamo dirlo anche nel real world, nel mondo reale. Speriamo, questo volevo dirvelo per tirarvi su di morale, è molto importante. Allora devo dirvi che qui, siccome dobbiamo insomma evitare di separare queste due culture, la sezione ha sempre, non solo con me, ha sempre cercato i legami
con gli altri, quindi non abbiamo mai voluto isolarci. Per esempio, ci sono due temi su cui di cui dovremmo assolutamente parlare. Uno riguarda gli strumenti di comunicazione. Io non vorrei parlarne a breve scadenza, vorrei lasciare che, insomma, questa atmosfera da Covid decanti un pochino, perché in questo momento dire come meraviglioso poter fare lezione in remoto forse potrebbe suscitare qualche malumore. Ne parleremo, certo, è meglio fare lezione in remoto che non fare lezione per niente, ma insomma ci sarà tempo. Un altro argomento di cui io volevo, di cui dobbiamo assolutamente parlare, sono i numeri e la statistica. Siamo stati in questi mesi, in questo anno, sommersi dai numeri, sommersi dalla statistica. Purtroppo il comunicatore scientifico di solito era un giornalista. Devo dire che questi numeri, che innanzitutto erano troppi, va bene? Erano troppi i numeri che sono usciti sui talk shows e nei telegiornali, e la statistica che ne è venuta fuori è abbastanza terribile. Il giornalista diventa, senza volerlo e quindi senza cattiveria, un propagandore, cioè propaganda le fake news, che sono fake news involontarie, cioè non c'è cattiveria sotto, semplicemente i numeri vengono manipolati male. I numeri sono assolutamente preziosi nella nostra società, però vanno usati come si deve. Quindi poi un altro argomento di cui, questo sempre intersezioni con altre sezioni, di cui dovremmo parlare. Beh, la statistica ci lega con l'economia, tra l'altro ho già in mente dei nomi che provengono da quelle che una volta si chiamavano facoltà di economia e commercio, che potrebbero darci una mano preziosa. E un'altra cosa ho sentito, non vorrei sembrare polemico con Devanna, il giudice robot ed il medico robot sono sicuramente privi di anima, ma non sono prospettive necessariamente allarmanti. D'accordo, se vogliamo, nella routine, in campi più bassi, però l'idea di un giudice robot e di processi più rapidi, ripeto, usato con saggezza anche il giudice robot, o di un medico robot che risolva certi problemi che riguardano la medicina distribuita sul territorio, che in questo periodo ci ha fatto tanto soffrire, potrebbero essere soluzioni interessanti. Non sto prendendo posizioni, sto semplicemente sollevando i problemi. Allora io vorrei concludere e vorrei dicendovi che la sezione Scienze, nel circolo della cultura e delle arti, più che mai deve essere una sezione che getta ponti. Ecco, io tra l'altro adesso nei programmi parleremo di complessità, l'abbiamo rimandato, di orologi, visti come straordinarie macchine. Tra l'altro devo dire che alcune volte sono stati presentati nella sezione Scienze, abbiamo parlato di musica, per esempio, perché gli strumenti musicali sono degli strumenti tecnologici straordinariamente interessanti, non producono calcoli, producono suoni, ma vale la pena vedere come sezionarli, un po' come abbiamo fatto parlando di orologi con l'aiuto di Franco Rota. E un'idea che mi ha dato Franco Rota, che io non finisco di ringraziare e ne ho motivo, è quella che dovremmo cercare di riannodare, di riprendere il tentativo di riannodare i rapporti con l'immaginario scientifico, perché insomma l'immaginario scientifico dovrebbe essere interessato a parlare di cultura nel senso ampio del circolo della cultura e delle arti. Con questo io penso... Poi altro problema, quello che riguarda appunto le scienze morali, fake news, tweet orribili resi possibili dalle nuove tecnologie.
Insomma, di argomenti veramente ce n'è tanti, quindi non ci mancheranno nel futuro. Vi ringrazio. Grazie Andrea. Beh, tu sei troppo modesto, come sempre, ma io posso dire che la tua materia, che è apparentemente ostica, potrebbe essere osticissima volendo, però si è visto, in base a come è stata presentata nelle varie situazioni in cui insomma ci sono state avute delle presentazioni, delle manifestazioni, che può essere resa comprensibile, dipende molto da chi la presenta, come. Certo che se uno si mette a fare una lezione di matematica, io avevo due in matematica, ti puoi immaginare che mi sei ritrovato un po' a pensare. Però invece ho sentito per esempio gli algoritmi, cosa sono, come difendersi, ci siamo difesi benissimo, abbiamo capito diverse cose di quelle che hai detto, quindi che altro dobbiamo cercare di più? Beh, quello di riannodare con l'immaginario scientifico mi pare una buona idea, io non ci avevo assolutamente pensato, ma ci penseremo, me lo sono accuratamente e diligentemente segnato. Ti ringrazio e direi di passare a ormai rimane solo Paolo Quazzolo, mi pare. Sì. Se c'è. Ci sono. Ah, benissimo. A te la parola. Aspetta che mi chiudo. Grazie, Presidente. Allora, sezione spettacolo, in una città come Trieste che da sempre attentissima a tutti gli eventi teatrali, non poteva mancare sin dalle origini del circolo una sezione dedicata allo spettacolo. L'amico Francesco Cenetiempo ha già parlato degli esordi della sezione spettacolo al CCA nei primi 9-10 anni di attività, diretta da Callisto Kosulic, dedicata fortemente alle attività cinematografiche, per cui non starò a ripetere quanto già detto. Curiosamente la sezione spettacolo nei 75 anni di attività del circolo ha avuto un andamento un po' ondivago, nel senso che ci sono stati lunghi periodi durante i quali ha taciuto per mancanza di un direttore e dove le sue attività in qualche modo si sono riversate sulle sezioni ad essa più vicine, come la sezione lettere, come la sezione musica. Dopo la direzione Callisto Kosulic, per 3 anni passa nelle mani di un musicista, di Giuseppe Antonicelli, che fu anche il primo sovrintendente del nostro Teatro Verdi. Ma è stato la direzione più lunga è stata quella di Aurelia Gruber-Benco, che per 20 anni, dal 58 al 78, ha retto la sezione, portando l'attenzione molto sul teatro, ma non dimenticando neppure in questo caso l'attenzione verso la cinematografia. Poi per 10 anni, quando Aurelia Gruber-Benco, che si dedica essenzialmente alla politica a partire dalla fine degli anni 70, lascia la sezione, per 10 anni la sezione spettacolo tace completamente. Riprenderà le attività nell'88 con Giorgio Pressburger, dove la sezione diventa sezione teatro, perché Pressburger, da regista teatrale qual era, si concentrò soprattutto sul teatro più che sulle altre manifestazioni del teatro, dello spettacolo. Dopodiché abbiamo nuovamente degli anni in cui fra il 92 e il 95 la sezione tace. Per 2 anni poi passa nelle mani di Anna Maria Percavassi, che come sappiamo particolarmente attiva nell'ambito del cinema, riporta un po' la sezione verso le sue origini. Nuovamente un periodo di silenzio fino al 2000, quando per 3 anni viene diretta da Mario Ricalzi, regista Rai, regista teatrale, che coadiuvato anche dal sottoscritto porta una interessante novità all'interno del circolo, in collaborazione col Teatro Stabile La Contrada, le serate di teatro leggio, le letture sceniche di testi drammatici desueti o anche di novità talora assolute. Dopo Mario Ricalzi la sezione è stata per 4 anni nelle mie mani, io all'epoca ho proseguito un po' la politica culturale del Teatro Leggio inaugurata da Mario Ricalzi, dopodiché nuovamente la sezione tace,
Poi c'è un brevissimo passaggio nuovamente di Giorgio Presburger e poi dal 12 al 15 è nelle mani di Stefano Curti, che è il direttore organizzativo del Teatro Stabile, che organizza numerose iniziative anche in collaborazione con il Teatro Stabile. E dal 2016 a oggi la sezione è diretta dal sottoscritto. Allora, non vi voglio annoiare con le decine di attività che sono state organizzate in questi anni dalla sezione spettacolo, però così passando molto rapidamente rassegna alcuni nomi di personaggi che sono transitati per la sezione spettacolo, che hanno tenuto conferenze, che hanno partecipato a incontri e dibattiti. Ci sono nomi veramente anche in questo caso molto importanti. Partendo dal periodi più vicini a noi, per andare indietro nel tempo, è stato ospite del circolo Antonio Calenda, Vittorio Gassman, Maurizio Scaparro, Ugo Grigoretti, Sandro Bolchi, quindi nomi importantissimi dello spettacolo italiano. Ma sono passati per la sezione spettacolo anche Rita Pavone e Teddy Reno, per esempio, e poi ancora Nanni Loi. Uno degli eventi più importanti ritengo sia stato quello del 68, quando fu ospite Eugenio Nesco al circolo. E poi ancora Raff Vallone, Laura Betti, il drammaturgo Luigi Lunari, Mauro Bolognini, Franco Enriquez, Albertazzi, Gianmaria Volontè, Cesco Baseggio, fino ad arrivare indietro nel 56, quando fu ospite Paolo Grassi, che come sapete è stato uno dei tre fondatori del Piccolo Teatro di Milano. E poi mi piace ricordare anche un passaggio per la sezione spettacolo di un grande letterato, quale fu un grande storico della letteratura, quale fu Giuseppe Petronio, che nel 67 tenne una conferenza su Carlo Goldoni. Ecco, quali sono le prospettive, le attività anche più recenti, le prospettive della sezione spettacolo? Beh, in una città dove abbiamo ben tre teatri stabili, lo Stabile Friuli Venezia Giulia, lo Stabile La Contrada e lo Stabile Sloveno, dove le attività teatrali sono molto intense anche al di fuori del palcoscenico, sicuramente la sezione spettacolo non può competere con i teatri, non può duplicare attività che vengono già svolte dai teatri. Quindi negli ultimi anni si è cercato soprattutto di andare a occupare quegli spazi che non erano ancora occupati, per così dire, dai teatri, proporre delle attività che non sempre venivano fatte dai teatri. E quindi mi piace ricordare, per esempio, all'epoca della direzione di Stefano Curti, alcuni importanti appuntamenti sul ruolo della critica teatrale in Italia, in un'epoca in cui, come sapete, la cronaca teatrale è pressoché scomparsa dai quotidiani, si è trasferita sul web con esiti non sempre condivisibili. Oppure personalmente ho organizzato un dibattito fra i direttori dei nostri tre teatri stabili, ho voluto festeggiare quella che è la nostra più grande attrice, Ariella Reggio, in occasione del suo 80° compleanno. In occasione dell'anno scorso delle ricorrenze leonardesche, Luca Garai ci ha parlato della Festa del Paradiso, una delle esperienze di Leonardo nel campo del teatro. Nell'immediato futuro c'è in ballo un'iniziativa che, ahimè, sta combattendo strenuamente con il Covid, ossia una mostra dedicata all'attività teatrale di Marcello Mascherini. Marcello Mascherini, come sapete, è stato un personaggio molto importante nella storia del circolo, avendo retto per più di 35 anni la sezione arti figurative. Su Mascherini si sono organizzate numerosissime iniziative, mostre, dibattiti nel corso degli anni. Mascherini, uomo di teatro, scenografo, costumista, organizzatore teatrale, non era stato ancora sondato. Il Circolo è uno dei partner principali in questa iniziativa, che è un'iniziativa che si muoverà attraverso numerosi partner e che vedrà
la realizzazione di una mostra che avrebbe già dovuto essere inaugurata, ma che purtroppo è stata rinviata più volte perché, come sapete, in questo momento le mostre non possono essere aperte al pubblico. Speriamo, se il Covid ci darà un po' di tregua, di poterla inaugurare verso l'estate, con una doppia tappa, una a Trieste a Palazzo Gopcevic e una a Pordenone presso i Musei Comunali di Pordenone. Il circolo è coinvolto anche nella realizzazione, fra l'altro, di un volume, questo invece è già in fase di avanzata di realizzazione, al quale collabora tra l'altro anche Cristina Benussi, oltre al sottoscritto e altri storici dell'arte, per portare dei contributi nuovi su un aspetto appunto ancora non sondato dell'attività di Mascherini. E poi vorrei concludere con un'iniziativa un po' strana, un po' particolare, che ho voluto proporre per la sezione spettacolo, avvalendomi anche della convenzione che il Circolo della Cultura e delle Arti ha con l'Università degli Studi di Trieste. Cioè ho proposto, e il riscontro è stato molto molto buono, delle passeggiate letterarie. Delle passeggiate letterarie che si avvalgono del contributo appunto del Dipartimento di Studi Umanistici, dove è attivo un gruppo di ricerca che sta studiando delle nuove forme di turismo narrativo, come è stato più volte indicato, cioè un turismo che non è quello che va a visitare dei monumenti e a scoprire quante colonne ci sono sulla facciata di un palazzo, ma dove sono i luoghi che diventano i luoghi parlanti, cioè dei luoghi che sono muti testimoni di fatti storici, di vicende, di storie che devono essere narrate attraverso dei percorsi. È stata proposta una prima passeggiata attraverso i teatri di Trieste e la figura di James Joyce, che di teatro fu, come sapete, un grande appassionato e frequentatore. È stata molto di recente proposta attraverso un percorso della Trieste medievale, una passeggiata che aveva come tema personaggi reietti, personaggi che a Trieste, rifiutati da altri luoghi, a Trieste trovarono un punto d'arrivo, e stiamo elaborando invece una nuova passeggiata in sintonia con l'anniversario dantesco, dove naturalmente il tema ci porta diretti verso l'inferno e quindi come l'inferno può essere interpretato attraverso la storia locale, attraverso personaggi che vi sono passati, attraverso reminiscenze e collegamenti naturalmente con il sommo poeta, in un percorso che poi, come vuole il sommo poeta, alla fine ci consentirà di uscire per rivedere le stelle. Grazie. Paolo, grazie come sempre. Excursus assolutamente esauriente sulla sezione spettacolo. Io non sapevo tre quarti delle cose che hai detto del passato. È stato molto interessante e mi pare bene questo. Ho visto nelle tue conferenze, quelle che in passato si organizzavano potendo essere in presenza, sempre una grande partecipazione di giovani. E per noi i giovani sono importanti perché chiamiamo un obiettivo, complessivamente parlando, del circolo, tant'è che abbiamo appunto istituito questo nucleo, sia pur informale, costituito da Cristina Benussi, te e Cenetiempo, che avete questo, diciamo, vi siete assunti questo compito di creare delle possibilità di contatto, di sviluppo con le giovani generazioni, sempre questo in una prospettiva di futuro orientamento di questo circolo, che non può essere fatto solo da gente vecchia come me. Deve essere qualcuno più giovine. Ecco, detto questo, la mostra su Mascherini, speriamo che la si possa fare, sarebbe di estremo interesse, da come ho visto che sarebbe articolata. E infine, turismo narrativo, molto bello, secondo me sono iniziative bellissime, non ci sono mai venuto, però queste passeggiate culturali mi affascinano, sia pure da una certa distanza, però non escludo di poter scappinare anch'io con voi. Beh, io chiuderei qua.
per quel che riguarda almeno questa parte. Non so se ci siano, mi pare che Franco Rota volesse dire anche aggiungere qualche cosa, e poi vedo che, mi pare, però lo dirà lui, e poi vedo che ci sono delle, un sacco di chattate che presumo che significhino qualcosa, cioè qualcuno vuole dire qualche cosa, non lo so. C'è ancora Chiara? Non so. No, però ci sì, sì, ci sono qui. Ah, c'è. Allora che si fa? Allora, le chat sono di saluti. Ah, bene. Sono le persone che sono andate via e quindi hanno salutato, vi fanno tanti complimenti. Grazie. Sono le 19:30. Grazie. E Presidente, io ti ringrazio, volevo brevissimamente, come sai, accennare, vediamo se riesco a condividere, quattro diapositive di numero, quattro slide, che semplicemente riassumono, ricordano quelli che sono stati i titoli e i partner dei nostri progetti, dei progetti degli ultimi 4 anni. È il tempo in cui, dal quale più o meno ho iniziato a collaborare col circolo. Io sono grato ai consiglieri, ai presidenti, e tu sei il secondo, che mi hanno accompagnato in questo ingresso. Allora, nel 2017 ricordo che il tema prescelto riguardava le prospettive di crescita interculturale, economica e sociale, temi e sfide regionali, soluzioni internazionali. Quindi era il momento in cui la priorità, no, su tutti i tavoli era quella dell'immigrazione e delle problematiche connesse. E quel progetto aveva come partner la comunità di Sant'Egidio, la società Dante Alighieri di Gorizia e la comunità degli italiani di Fiume. Questo è stato un inizio promettente, la regione ha accolto con favore questa nuova linea, diciamo, adottata dal circolo, e ha premiato anche con una buona collocazione nelle graduatorie degli organizzatori e dei beneficiari dei contributi. Pertanto l'anno successivo, 2018, è stato scelto il tema Stato, Regioni, Democrazia, la cultura di fronte ai grandi temi della partecipazione, e qui c'è stato l'ingresso di un partner, io dico, importante per estensione, l'Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia, che è un ente di competenza territoriale regionale. Inoltre abbiamo attraversato il confine, oltre che verso la Croazia, quindi con la comunità degli italiani di Fiume, anche con la vicina Slovenia, andando a Pirano, dove si è stabilito un rapporto di partenariato con la Società di Studi Storici e Geografici, quindi con soggetti, devo sottolineare, di assoluto prestigio e di affidabilità anche contenutistica e scientifica. L'anno successivo, 2019, abbiamo partecipato al tema che era di attualità, quello del Rinascimento, della ricorrenza, del ricordo di Leonardo da Vinci, quindi fermi restando i 3 partner precedenti, abbiamo coinvolto ancora l'associazione Norberto Bobbio di Pordenone e l'associazione Archivio Marcello Mascherini di Azzano Decimo, che poi ha aperto altre prospettive di cui già il professor Quazzolo ha fatto cenno poco fa. Arriviamo al progetto dell'anno scorso, che in parte è ancora in fase di completamento. Qui il partenariato si è arricchito notevolmente, siamo arrivati, mi pare, a 9 soggetti, di cui, senza citare i precedenti, abbiamo potuto coinvolgere il Centro Ricerche Storiche di Rovigno, un'altra realtà di grande spessore per la nazionalità italiana, diciamo, oltre confine, l'ANAC, già ricordata da Francesco Cenetiempo, quindi l'Associazione Nazionale Autori di Cinema, un'associazione di Verona collegata con cui, che ci ha messo in contatto gentilmente la Cristina
svizzero, e ancora un centro di cinema locale, il comune di Moruzzo, con cui stiamo portando avanti un'interessante collaborazione, ma ne parleremo in altra sede, l'Associazione Amici dell'Orologeria Pesarina, ne ha fatto cenno Andrea Sgarro, quindi con dei risvolti veramente a 360 gradi sia nei settori sia in tutto il territorio regionale. E per chiudere ricordo il Circolo Culturale Navarca di Aiello del Friuli, che è il portatore di questa grande invenzione della cultura delle meridiane, per cui oggi il piccolo paesino di Aiello del Friuli è conosciuto in Europa e anche oltre come il paese delle meridiane. Non faccio cenni sul progetto 2021 perché per scaramanzia è meglio parlarne in seguito. Beh, grazie. Io penso che a questo punto, ringraziando Franco per questa ulteriore, diciamo, prospettazione che è comunque interessante, riassuntiva, io chiuderei questa serata se non ci sono obiezioni fondatissime. Non ci sono. Grazie avete per il vostro contributo. Insomma, mi pare che ne sia emersa una in maniera efficace un po' la storia del nostro circo, la storia e anche lo spirito che le ispira. Non sei tanto bello, ma insomma il concetto è questo. Mi sembra che ne sia riuscita molto bene, è completa, e io stesso ho imparato tantissime cose che non sapevo. Posso dirvi solo nel congedarci che comunque, lockdown o no, siamo riusciti a fare 18, diciamo, fra conferenze e manifestazioni di vario tipo, per il 2020, e che anche c'è stata una pubblicazione, quella di Cristina Benussi, sull'umanesimo dal Rinascimento ai Big Data, e per il 2021 è già iniziato, cioè è iniziato con buoni auspici, abbiamo già conferenze in particolare fino a tutto marzo, quindi bene, siamo coperti e speriamo di continuare così. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Arrivederci, saluti a tutti. Arrivederci. Arrivederci, buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Chiudo. Sì. No. Ciao. Saluti a tutti.